Da molti anni sono i secondi residenti di Lampedusa, variabili per numero e per durata della loro temporanea presenza nell'isola. Sono i migranti che in queste ore, in 742, affollano il locale hotspot dell'isola. Fra di loro ci sono anche le 125 persone tratte in salvo nei pressi dell'isola dei Conigli ieri mattina. Tante sono le donne, 76, i bambini, 40, i minori non accompagnati, ben 172. Per questi migranti che all'interno dell'hotspot, dove non c'è permesso accedere, si riuniscono per gruppi familiari sotto l'ombra di alcuni pini e intorno a vecchi materassi in gomma piuma, è iniziata da ieri la vaccinazione volontaria di quanti siano risultati negativi ai tamponi. Le somministrazioni avvengono all'interno di due tendoni mimetici allestiti dinanzi l'hotspot grazie ad un'iniziativa denominata Pelagius, promossa dal Ministero dell'Interno in collaborazione con l'Esercito, l'ASP di Palermo e la Croce Rossa. Un ufficiale medico e due sottufficiali infermieri provvedono alla distribuzione delle dosi Pfizer e Johnson, dopo che all'interno del centro di accoglienza alcuni mediatori culturali hanno informato i migranti delle modalità della vaccinazione. L'inoculazione prosegue sino alle 22 e andrà avanti nei prossimi giorni, con l'aspettativa di poter estendere a un maggior numero possibile di persone ospitate nel centro almeno le prime somministrazioni del vaccino, prima del loro trasferimento a Porto Empedocle, che avverrà non prima di lunedì prossimo. Intanto a Lampedusa Linosa il 74% dei residenti hanno ricevuto la prima dose e il 62% anche la seconda.